Casa Capo Vaticano, ringraziamo mister Sulace per l'attesa. Buonasera mister. Buonasera, buonasera a tutti. Dunque mister, oggi un successo rotondo, questo 3-0 contro il Melicucco che vi come dire, vi fa cementare il posizionamento playoff con il sorpasso anche al Brancaleone. Insomma, siete pienamente in linea con quanto auspicavate? Sì, oggi è stata un'altra bella partita, ben giocata, oltre... Cioè il 3-0 è un risultato rotondo, sì, però la squadra oggi mi ha dato anche soddisfazione sotto l'aspetto del gioco. Quindi... Siamo in linea, diciamo di sì, anche se io, come ho detto in settimana, lo sanno anche in società, lo sanno i ragazzi, rimaniamo ben saldi, con i piedi ben saldi a terra, avremmo tante insidie ancora che ci aspettano, dobbiamo solo lavorare. Però mister, le chiedo una cosa, perché voi siete, allora, dal 7 di questo mese, di novembre, avete fatto 4 vittorie consecutive, mentre dal, diciamo, ad ottobre, ecco, tolto giorno 3, la vittoria è mancata per 4 turni. Che cosa è cambiato dopo la partita contro il Borgo Grecanico? Cosa ha premuto un bottone che ha fatto fare la svolta? Non credo, vi siete guardati in faccia e vi siete detti qualcosa, perché la squadra ha cambiato completamente passo. Sì, no, assolutamente, abbiamo fatto tutti insieme nello spogliatoio un esame di coscienza, questo sì, sicuramente, perché ho anche giocatori, ho dei giocatori esperti, quindi abbiamo tirato un pochino le somme fino a quel momento, però c'è un altro dato che ribadisco ancora una volta, abbiamo iniziato con una squadra fatta di 8 undicesimi nuova, e quindi sapevo che ci voleva del tempo, avevo chiesto alla società del tempo, che mi è stato gentilmente concesso, senza mettere troppa pressione ai ragazzi, e stiamo venendo fuori adesso. Insomma, avete fatto un bel lavoro di squadra, mister, diciamo sì, così. Sì, perfetto, bravo, sì, perfetto. Ok, mister, grazie per la cortesia, la disponibilità, e a sentirci a presto. Grazie a voi, buona serata.